Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova gita. Oggi mi trovo alle Gleise sopra Bardonecchia e vi porterò a Rochemaul facendo la Gran Vie, che è un sentiero parallelo alla Decauville che ci porta appunto da qui con un'ottantina di metri di dislivello in salita fino a Rochemaul. Iniziamo subito con la gita, vi faccio vedere da dove si parte perché la partenza da qui da Gleise non è segnata benissimo. Ma prima di partire ovviamente iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e mettete un bel like per supportare i miei video. Iniziamo subito. Dopo aver lasciato le Gleise alle spalle ci troviamo a percorrere un bel tratto in falsopiano in questo bosco su un sentiero molto ben battuto. Ci porterà a raggiungere la strada che da Milor va verso le Grange Horres e dopo un centinaio di metri troveremo il bivio sulla sinistra da cui parte la Gran Via vera e propria. Andiamo avanti. E dopo aver percorso circa un quarto d'ora nel bosco in falsopiano, eccomi dove parte la Gran Via vera e propria. Vedete qua i cartelli alle mie spalle, si passa su questo ponticello che si vede e si prosegue poi fino a Rochemaul. Vi ricordo che, come tutte le sue sorelle, quindi Gran Bea, Decauville, è un sentiero che è abbastanza in ombra, quindi ottimo da fare d'estate nel bosco. Se lo fate d'inverno come me adesso, ci potrebbe essere del ghiaccio, della neve, quindi magari dotatevi o di ciaspole o perlomeno di ramponcini come ho fatto io oggi. Penso che più o meno in un'oretta e un quarto saremo a Rochemaul, ma andiamo a scoprirlo insieme. Ad un certo punto della strada troviamo sulla destra il bivio per Decauville Gran Bea, come vedete qui alle mie spalle nei cartelli. Volendo è un anello che si può fare, si arriva fin qui, si sale e poi si torna dalla Decauville. Non è però la meta di oggi per me e quindi proseguirò verso Rochemaul come anche indicato qui alle mie spalle. Continuiamo, mi piace molto questa gita, tutta in piano, tranquilla, non c'è neanche nessuno, quindi molto bella, ve la consiglio. Continuiamo con la passeggiata. La prima parte di questo sentiero della Gran Vie è quasi una strada, è molto larga, ben battuta, d'inverno si vede che è stata anche tracciata da una motoslitta, forse ad un quad. Dopo aver guardato un torrente invece si trasforma in un piccolo sentiero molto ben segnalato, facilmente percorribile, però diventa un po' più strettino e proprio più simile ad un sentiero di montagna. In ogni caso anche ora che c'è parecchia neve e ghiaccio è tranquillamente fattibile con dei ramponcini. Sono addirittura d'arrivo verso Rochemaul, si vedono già i prati, i campi coltivati nella destra orografica della valle. Qui abbiamo le ultime centinaia di metri di sentiero, tutto innevato, però molto bello, guardate che panorama spettacolare. Poi per il ritorno si può tornare da qui oppure fare la strada. Io penso che opterò per la seconda opzione perché ovviamente è più veloce, poi d'inverno non ci sono neanche tante macchine, quindi per tornare a Bardonecchia penso che farò la strada. Ed ecco sotto di noi il paesino di Rochemaul, bellissimo, tra qualche minuto sarà anche al sole, adesso ancora in ombra. Ed eccoci arrivati alla fine della Gran Via, mi è piaciuta molto ed è quella che ci porta forse più vicini a Rochemaul, perché le Gran Bea e Decauville poi bisogna scendere abbastanza ripidi sul paese, invece con questa arriviamo praticamente tra le case. Mi è piaciuta davvero tanto, ve la consiglio. Oggi con neve, un po' di ghiaccio, insomma io ci ho messo circa un paio d'ore da Gleise, prendendola veramente comoda. Il vantaggio di partire da Gleise è che si può arrivare con il pullman gratis, come ho fatto io. Bene, io vi do appuntamento al prossimo video, a piedi o in monoruota. Vi saluto e alla prossima, ciao a tutti.